Oggi presentiamo un manifesto europeo contro l'ageismo. La sfida è quella di far sì che questo tema entri al centro dell'agenda politica europea e non solo. L'ageismo, ovvero quell'insieme di pregiudizi e di discriminazioni associate all'età, è ancora un fenomeno poco conosciuto e poco dibattuto. Dobbiamo capire che riguarda non soltanto le persone più anziane, ma anche i più giovani, ad esempio con la presunzione di incompetenza nei loro confronti. È qualcosa che riguarda tutti, che mina l'autostima delle persone e che ha un grave impatto anche in termini di qualità della vita, soprattutto nelle persone più anziane si associa a una vita più breve e a peggiori condizioni di salute. Quindi ci rivolgiamo alle istituzioni italiane presenti oggi, ma anche attraverso i media, ai candidati al Parlamento europeo affinché adottino una strategia europea per contrastare questo fenomeno, sempre più rilevante in una società longeva come quella europea.